Si tratta di una ginnastica particolare, caratterizzata da movimenti lenti e morbidi, molto simile a una danza, ma danza non è. È molto apprezzata per i suoi effetti positivi a favore della mente e del corpo. Però facciamocelo dire dai nostri esperti, stiamo parlando del Tai Chi. Allora, in studio abbiamo due esperti, soprattutto abbiamo il maestro Francesco Curci e poi abbiamo il dottor Andrea Cirincione, psicologo del lavoro e delle organizzazioni, formatore e consulente aziendale. Maestro, vogliamo dire subito che cos'è il Tai Chi e a che cosa serve? Il Tai Chi nasce storicamente molti secoli fa in Cina, non c'è una data certa, e nasce come arte marziale, ma arriva ai giorni nostri praticato principalmente, si può dire, per il benessere psicofisico. Come mai? Il fatto che il tipo di allenamento che viene svolto venga svolto molto spesso a rallentatore, quindi facendo gesti molto lenti, spostandosi anche a rallentatore e così via, fa sì che il corpo possa avere molti, molti benefici e possa essere in realtà una disciplina praticata da tutti. Ad esempio, viene chiamata anche ginnastica di lunga vita, tant'è che molti anziani praticano il Tai Chi. Viene anche chiamata meditazione in movimento. Perché? Perché facendo questo tipo di disciplina si rimane nel famoso qui e ora, di conseguenza è una forma di meditazione che ci tiene nel momento, ci fa entrare bene in contatto con noi stessi e ha il grande vantaggio, mentre facciamo Tai Chi, di, come dire, lasciare da parte eventuali problematiche, pensieri, qualcosa che ci possa un po' disturbare quotidianamente. Il Tai Chi fa parte della medicina tradizionale cinese. Tutti la conoscono forse con una delle, come si può dire, branche più famose che è l'agopuntura, però insieme all'agopuntura nella medicina tradizionale cinese ci sono molti altri aspetti che vengono sviluppati. Uno di questi, ad esempio, è proprio il Tai Chi. Frequentemente in Cina viene praticato addirittura negli ospedali in forma di riabilitazione, coloro che magari hanno subito un trauma e devono recuperare mobilità in termini articolari, per fare un esempio, praticano il Tai Chi. Ecco perché quindi, pur nascendo come arte marziale, arriva proprio ai giorni nostri valorizzata per molti altri aspetti. E quindi non è soltanto un'attività individuale, ma può essere svolta in diversi ambiti, come soprattutto in azienda, vero, dottore? E certo, perché l'azienda è un ambiente che presenta delle problematiche a livello relazionale piuttosto che di gestione del sé, e in questo senso io e il maestro Curci ci siamo conosciuti in una RSA, la Fondazione Casa di Riposo Niolgiate Comasco, dove il progetto di inserimento del Tai Chi per il personale, attenzione, non per gli ospiti, ha avuto proprio questa finalità. Primo, lavorare sulla postura delle persone che fanno movimentazione dei carichi. Noi abbiamo anche l'obbligo di legge in Ah, ecco. base al prescritto decreto legislativo 81 del 2008, il testo unico della sicurezza sul lavoro, di tutelare l'integrità psicofisica del dipendente. Quindi il Tai Chi è molto utile perché permette di posturare bene e di usare al meglio la propria energia nel fare i movimenti. E la seconda funzione è quella invece di aiutare le persone a gestire anche le dinamiche relazionali con una fluidità e con un'armonia anche tra gli opposti che è proprio tipica di questa disciplina. Quindi aiuta veramente molto anche la comunicazione. Maestro, quali sono i tanti campi di applicazione? Abbiamo detto in azienda, che poi ci ritorneremo, ma ci sono tanti altri ambiti. E poi ci elenchi qualche beneficio. Allora, i campi di applicazione sono, come dire, la vita quotidiana. La vita quotidiana noi la sviluppiamo sia in ambito, come dire, individuale, ci sono dei momenti in cui siamo da soli ed è importante comunque imparare a stare anche molto bene da soli con se stessi. Poi in ambito familiare, cresciamo nelle famiglie e così via, e lì si possono creare a volte delle problematiche per cui saper fruire, diciamo, dei principi del Tai Chi che, come ha accennato il dottor Cirincione, si rifanno a un'armonizzazione
tra le persone. In realtà i principi del Tai Chi si rifanno a una filosofia cinese molto nota, il Taoismo, il cui simbolo è un cerchio, diciamo, e che espone due polarità, vengono chiamate lo Yin e lo Yang. Ecco, queste due polarità, nella parte di bianco troviamo un po' di nero e nella parte di nero troviamo un po' di bianco. Quindi questo simbolo è lì a ricordarci proprio che è l'armonia che genera il benessere, che è, come dire, non cadere nell'eccesso, nell'esagerazione. Non può esserci armonia se c'è solo yang, non ci può essere armonia se c'è solo yin, quindi non ci può essere armonia, per fare un esempio, se sono tutto sbilanciato in avanti, tornando agli esempi pratici, o se sono tutto sbilanciato indietro. Invece l'armonia è quello che ci permette di stare tra lo yin e lo yang in maniera dinamica, fluida e, come dire, gradevole anche. Quindi anche le relazioni in ambito familiare è bene che beneficino di questo modo di confronto, di poter confrontare le idee e le proprie istanze, cercando insieme di andare avanti, perché sia un nucleo, sia una famiglia. E da lì in poi, perché no, la scuola, da lì in poi ovviamente l'azienda e tutto quello che si desidera. Quindi il bello del Tai Chi è che si apprendono questi principi attraverso un'esperienza psicocorporea, quindi non leggendo un libro, ma in realtà agendo questi principi, e poi, come dire, in maniera naturale vengono traslati poi nella vita quotidiana. Il titolo di questa puntata è proprio il Tai Chi e il, per il benessere organizzativo. Voi lavorate spesso insieme in azienda e vi prendete cura appunto delle persone, ma nell'ambito lavorativo cosa si intende per benessere organizzativo, dottore? Allora, il benessere organizzativo va distinto dal concetto di benessere individuale. Le faccio un esempio molto semplice. Io per benessere individuale potrei andare alla spa, che ne so, farmi dei bagni o farmi dei massaggi. In azienda il benessere organizzativo è invece una qualità dell'organizzazione che metta le persone in condizioni di lavorare al meglio. Ecco, questo noi cerchiamo di portare con varie iniziative, come dire, ben note all'ambito della psicologia del lavoro, ma in questo specifico caso, il Tai Chi, noi l'abbiamo interpretato e l'abbiamo calato nella realtà aziendale con questa finalità. Guardi, le spiego molto sinteticamente. Certo. L'idea che non abbiamo voluto portare il corso di arti marziali in azienda. Ah, no, certo. La mia idea è che se lei vuole fare il Tai Chi va dal maestro qualificato, ovviamente, e fa il percorso, come dire, tradizionale, eccetera. In questo caso è il Tai Chi che deve anche un pochettino adattarsi, è il Tai Chi che deve applicare il Tao, se mi passa la battuta. No, benissimo. Deve adattarsi un po' all'azienda per le finalità aziendali. E devo dire che questa scoperta, questo adattamento reciproco, dà dei risultati tangibili. Io le dico che ho delle persone che stanno nettamente migliorando le proprie posture, quindi la prima finalità, quella posturale, noi la stiamo vedendo in modo proprio visibile. E dal punto di vista, ripeto, delle relazioni, come dicevo prima, poi l'ambiente, come dire, sanitario a volte è sottoposto a tensioni, conflitti, per la natura stessa dell'ambiente sanitario. Quindi il fatto che le persone diventano più fluide, più morbide nel relazionarsi, le assicuro che è un altro risultato assolutamente tangibile che si ottiene con questa, uso un altro termine moderno, fusion. Cioè stiamo portando l'arte marziale in azienda non per creare dei combattenti, ma per creare dei relazionanti. Anzi, il contrario, in quel Bravo. Caso si creano dinamiche di gruppo, anche di accettazione, dove se c'è un individuo che in quel momento è, tra virgolette, negativo perché vive una situazione particolare, personale, piuttosto, non in linea come rispetto agli altri, ecco che il coinvolgimento all'interno di un gruppo porta anche a un miglioramento, un contagio in senso positivo, tanto per intenderci. Ma caro maestro, qualche esempio di beneficio all'interno del nostro corpo, sia dal punto di vista fisico che mentale, qualcosa? Ci sono molti studi sono stati effettuati proprio in ambito medico e hanno riscontrato tutta una serie di benefici che, come dire, afferiscono, riguardano l'apparato cardiocircolatorio, ad esempio. Però abbiamo anche, ad esempio, respirando in maniera fluida, con un ritmo molto tranquillo e così via, riusciamo anche ad aumentare la nostra capacità polmonare. Respirando, utilizzando ad esempio il diaframma, riusciamo ad effettuare dei massaggi agli organi interni. O, se vuole,
più semplicemente, in maniera immediata, si può dire, bastano veramente pochissime settimane. Siccome nel Tai Chi ci si muove a rallentatore, quindi si fanno i passi a rallentatore e si sta piuttosto flessi sulle gambe, quindi mai niente di rigido, no? Flessi sulle gambe, questo tipo di modalità di movimento fa sì che le gambe si tonifichino, no? Di conseguenza riusciamo ad andare a tonificare, a lavorare proprio anche le muscolature che normalmente, diciamo, muscolatura che non utilizziamo molto, no? Allora, questo cosa comporta? Comporta un aumento dell'equilibrio, per cui si hanno poi, e anche qui con studi medici effettuati, una diminuzione del rischio di cadute anche ad esempio negli anziani. E lei, dottor Cirincione, cosa ne pensa? È d'accordo anche lei che il fatto che gli anziani abbiano un grosso beneficio? Sì, oggi però bisogna riparametrare il concetto di anziano, nel senso che con l'allungamento dell'età media e l'allungamento anche dell'età pensionistica, noi parliamo anche di older worker, cioè di lavoratore anziano, quindi noi dobbiamo accompagnare le persone anche come dire, con un benessere psicofisico che arriva anche fino ai 60 anni, oltre 65. Quindi questo tipo di disciplina permette un mantenimento dell'efficienza psicofisica, devo dire, efficace nel tempo. Quello che volevo sottolineare è l'importanza di avere un maestro qualificato, perché quando si fanno manovre così dolci, in realtà ci possono essere alcune di queste manovre che, se fatte non correttamente, possono dare qualche fastidio a chi lo fa. Ecco perché voglio sottolineare l'essenzialità di lavorare con un professionista qualificato. Maestro, lei non lo fa solo individuale, lei, che io sappia, lei lavora anche presso le aziende anche da molto tempo. Sì, esatto. A volte le aziende mi chiamano perché hanno delle esigenze particolari, ad esempio hanno dei reparti, faccio un esempio, è capitato una volta, Roma, Milano, non andavano d'accordo, ogni volta che dovevano collaborare insieme c'era frizione, abbiamo organizzato un evento e questo ha fatto sì che tutto si riarmonizzasse. Altre situazioni, aziende grosse che hanno sempre effettuato le vendite di persona, diciamo con gli incaricati di persona, hanno traslato tutto online, quindi chat e così via, lo staff era piuttosto colpito da questo cambiamento e hanno creato quindi un evento per far sì che fossero in grado di armonizzarsi con i cambiamenti. Quindi ogni volta viene creato, in base alla richiesta dell'azienda, diciamo una proposta del Tai Chi che possa soddisfare la finalità del richiedente. Bene, siamo in chiusura, io vi ringrazio tantissimo, ci sarebbe da parlare tantissimo. E tutto sommato abbiamo parlato del Tai Chi come una disciplina che non è soltanto utilizzata o era utilizzata nell'ambito delle arti marziali, ma abbiamo verificato come crei beneficio alla nostra salute e soprattutto per il nostro benessere. Quindi il Tai Chi non solo a livello individuale, ma a livello collettivo, sia in azienda che in gruppi di qualunque tipo. Arrivederci alla prossima puntata di Vivere Bene.